Nel giorno della festa di ogni santo, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si rivolge ai veneziani, ma anche ai veneti e ai fedeli delle diocesi del nord-est. Presidente della conferenza episcopale triveneta, il patriarca Francesco parte con un'esortazione forte alla politica e un appello alle responsabilità delle istituzioni, visto le tante famiglie in difficoltà economica per il rincaro dei costi. Qual è invece il pensiero del patriarca su questo momento un po' difficile per tante famiglie della nostra città e dell'Italia, chiaramente tra il caro bollette e i problemi che ci sono? Ecco, spero che chi è incaricato del bene comune sappia guardare con lungimiranza e ci sia una politica capace di governare l'economia, perché quello che noi dobbiamo recuperare è proprio questa, una politica attenta alla città, attenta ai cittadini, attenta alle famiglie, attenta alle fasce più deboli della convivenza. E quindi credo che una politica a cui auguriamo di essere capace di guidare l'economia e anche, perché no, la finanza. Poi un pensiero alla festa di oggi. Beh, quello di riuscire ad annunciare una festa che è molto importante, soprattutto perché ci riconcilia anche con un presente non facile. La festa dei Santi ci dice che la vita è una comunione, è un insieme di persone che continuano ad avere rapporti anche dopo il momento drammatico della morte. Di fronte alla morte il cristiano sa benissimo che c'è una vita in pienezza. Ecco, quindi la speranza cristiana credo che sia proprio questa, vivere bene il momento presente. La festa dei Santi ci ricorda proprio questo, che il momento presente si apre a un futuro di serenità, di fiducia, e quindi questo credo che sia un messaggio che, a differenza di altre feste che pensano il futuro come qualcosa di lugubre, invece il futuro è qualcosa di sereno e di tranquillizzante. Passando ai temi di stretta attualità, le barriere che proteggono la cattedrale dell'Acqua Alta sono finalmente una realtà visibile. Fra poche settimane potremmo vedere il risultato che attendiamo tutto. Un bene per la nostra basilica, un bene per la nostra città. Rimarco che è un intervento temporaneo, in attesa di un intervento più radicale, però questo intervento temporaneo permette di salvaguardare la basilica, perché non si logori in attesa di questo intervento più ampio, che non sappiamo ancora che tempistica avrà.